Bella a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati su Amnesia Live. Ragazzi, nuovo video, oggi parliamo di Counter-Strike Global Offensive. Ragazzi, faccio questo video per diversi motivi. Il primo è che vi porto i miei primi 3 giorni su Counter-Strike. Il secondo motivo è che io lo utilizzo anche come aim training in funzione di Warzone, quindi per migliorare anche Warzone. Il terzo motivo è che settare questo gioco è stato veramente difficile, però è stato molto utile per me giocarci, quindi ve lo consiglio. Siccome non è stato semplice settarlo, a fine video troverete tutte le mie impostazioni. Quindi, se questa guida veloce con i miei 3 giorni su Counter-Strike dovesse, diciamo, entusiasmarvi, vi basterà semplicemente scaricare il gioco, copiarvi le impostazioni e quindi o utilizzare la parte dell'aim training, ok? Quindi attraverso delle mappe che troverete facilmente nel workshop, oppure cimentarvi proprio in delle partite vere e proprie, quindi più o meno competitive, perché c'è la versione leggera e la versione è appunto competitiva. Ragazzi, Counter-Strike è un gioco assolutamente moddabile, nasce come mod, tra poco lo vedremo, quindi è totalmente personalizzabile, quindi FOV, mirino, colori, moltissime cose. Come dicevamo, Counter-Strike nasce come mod, ragazzi, ci credereste, nasce come mod di un gioco che ha fatto la storia del lontanissimo 2004. Stiamo vedendo il gameplay proprio adesso e stiamo parlando di Half-Life 2. Un gioco che ha fatto la storia per 3 motivi. Il primo è una grafica rinnovata, ripeto, per il lontanissimo ormai per noi 2004. Il secondo motivo è una fisica ambientale incredibile che si poteva manipolare con l'arma che stiamo vedendo. Il terzo motivo è una distruttibilità ambientale veramente incredibile. Oggi potremmo dire in stile Battlefield. Guardate che gameplay adrenalinico, cioè è veramente incredibile se pensiamo che viene dal lontanissimo 2004. Quindi sostanzialmente cos'è Counter-Strike? È una mod moddabile, cioè è incredibile, è una mod che si può personalizzare a nostro piacimento. Ed eccoci qua ragazzi, quello che state vedendo è il mio primo giorno in assoluto su Counter-Strike Global Offensive. Intanto ragazzi, guardate il mirino che io comunque l'ho personalizzato, anche se non è quello che sto utilizzando adesso, potete tranquillamente copiarvi anche il mirino direttamente dal fine video, perché ragazzi non è stato semplice settare questo gioco, ho dovuto fare diverse ricerche. Motivo per il quale vi basterà semplicemente appunto copiarvi le impostazioni, scaricarvi il gioco e tra l'altro potete finalmente testare un videogioco competitivo solo per PC che viaggia ad oltre 300 fps in base a quale GPU voi avete ragazzi, perché io l'ho comunque lockato a 240 che mi rimantiene fissi in ogni situazione, latenza bassissima e qua potete vedere già che sto utilizzando un mirino un po' più professionistico ragazzi, guardate qua. Un po' anche la versione funny, c'è chi si nasconde dentro questi gabinetti, ragazzi. Guardate che meraviglia! Io ho cercato poi ad un certo punto, qua non sapevo assolutamente come si controllava il green culo all'interno di Counter-Strike, cosa che comunque vedremo tra poco, ragazzi. Vedete che proprio non ci stavo con il green culo, non ci stavo con appunto il saper gettare le granate. È stato veramente per me molto difficile imparare. Ad ogni modo potete vedere qua un po' il gameplay di quello che è stato il mio primo giorno su Counter-Strike, dove comunque qualche kill l'abbiamo fatta e tra l'altro voglio anche dirvi che questo gioco non è come in, diciamo, in Call of Duty, ovvero che c'è sostanzialmente il nemico che vi può spawnare da qualsiasi parte. Dal momento che la sessione di gioco si avvia, i nemici spawnano tutti a nord e poi tutti a sud. Di conseguenza, ragazzi, sapete bene o male il nemico da dove può arrivare. Ovviamente c'è chi riesce a fare il giro, ma lo fa attraverso la propria skill, ok? Quindi perché è bravo non solo a fare il giro, oppure ad utilizzare delle tecniche particolari. Qua tra l'altro possiamo vedere le galline che hanno la stessa funzione degli uccelli in Warzone, cioè quando si vedono delle galline che svolazzano sostanzialmente un po' come gli uccelli in Warzone. Qua stavo cercando di prendere un po' di dimestichezza col cecchino e qua ragazzi veniamo alla parte della personalizzazione e soprattutto dell'allenamento, perché qua ragazzi come potete vedere noi possiamo scegliere la nostra arma, questa è una delle mappe più famose del workshop, che quindi vi sto un po' mostrando quello che potete fare non solo per appunto giocarlo a livello competitivo anche o comunque a livello casual, ma soprattutto come giocare appunto la parte dell'aim training, quindi potete tranquillamente utilizzarlo anche come in training, perché come state vedendo ci sono diversi esercizi molto utili che comunque settando come abbiamo visto nel video precedente la vostra sensibilità di gioco e dei DPI, quindi confrontandola e convertendola appunto con quella di Warzone, riuscite tranquillamente a fare dei miglioramenti stratosferici. Qua stiamo vedendo
come io ho cercato di controllare il rinculo prima a colpo singolo, poi con delle raffiche, e di conseguenza, ragazzi, è un qualcosa che vi invito. Qua stavo cercando semplicemente vedendo un po' come reagiva l'arma senza controllarla, e poi qua appunto c'è il controllo del rinculo vero e proprio che io appunto vi sto mostrando, perché il mirino deve essere portato un po' più verso il basso già dopo i primi tre colpi, due tre colpi. Quindi, come vedete, ragazzi, qui invece siamo nel mio secondo giorno di Counter Strike Global Offensive. Ragazzi, io sinceramente mi sono veramente trovato bene, l'ho portato anche in live e vi invito a venirmi a trovare in live per un salutino, per giocare insieme o anche semplicemente per farmi delle domande che magari non avete qualcosa capito nei video che vi porto, ragazzi. Qua, ragazzi, guardate, come sempre io con qualsiasi arma cerco di primeggiare, cerco di appunto di sapermi avere un po' di dimestichezza, ragazzi. Il cecchino, come sempre, troneggia in qualsiasi FPS, ragazzi. Il cecchino è veramente spettacolare. Qua potete vedere appunto dei kill che sono riuscito a fare. Vi ripeto, potete tranquillamente immergervi in un mondo old school, ragazzi, in un mondo old school veramente bellissimo, solo per PC. Ovviamente, ragazzi, anche in questo gioco ci sono i cheater. Io l'ho trovato comunque abbastanza pulito, abbastanza competitivo, veramente mi sono molto divertito. E mi ha dato un bel boost in Warzone, perché sostanzialmente qui è solo headshot, o comunque sia raffiche brevi, o se sono raffiche lunghe dovete essere molto bravi, come abbiamo visto prima, a controllare il rinculo dopo i primi tre colpi, anche dopo i primi 10, 20 o 30 colpi, perché c'è chi ci riesce, ragazzi. Veramente, ovviamente troverete delle persone che giocano da tutta la vita a Counter Strike. Ripeto, nasce come modo di un gioco che è uscito nel lontano 2004, e quindi, come vedete, questo è il mio secondo giorno all'interno di Counter Strike. Io spero ovviamente di affascinarvi e di invitarvi a provarlo, non solo per giocarlo, perché è un gioco che merita tantissimo, ma anche e soprattutto come in training in funzione di Warzone. Quindi sostanzialmente, se un giorno non avete voglia di appunto fare in lab e cose del genere, potete tranquillamente fare appunto Counter Strike Global Offensive, che è gratis, ragazzi, è gratis. Qua stiamo vedendo la personalizzazione di quello che vi dicevo prima, cioè una mod che si modda. Qua invece, ragazzi, sono alcuni degli esercizi su Aimlab che io vi porto, perché sono appunto, li ho fatti in funzione di Counter Strike, quindi volevo un po' farvi vedere anche tutti gli allenamenti che faccio, perché da un lato siamo bravi tutti a dire ma tu sei forte, tu stai migliorando e io non miglioro. Ragazzi, ovviamente non basta semplicemente guardare i video di Amnesia Live, serve anche tanto allenamento. Quindi io vi mostro anche i miei allenamenti, perché tutti i miglioramenti che io ottengo all'interno di Call of Duty o di qualsiasi gioco, perché in passato e gioco tuttora, vi portai anche Split Gate, un altro gioco che merita tantissimo in funzione di aim training, sempre in funzione di Warzone, che magari è il nostro gioco preferito, ma comunque variare un po', diciamo che non guasta mai, ragazzi. Questo è il lab, stiamo guardando il micro flick. Qua ho fatto fuori due e sono riuscito, se non mi sbaglio, anche a disattivare la bomba, perché poi sostanzialmente Counter Strike, che cos'è? Una grandissima modalità cerca e distruggi. Questo è Counter Strike, cerca e distruggi. Quindi o disattivate la bomba, o fate esplodere la bomba, o eliminate tutto il team nemico. Terzo e ultimo giorno su Counter Strike Global Offensive. Qua, ragazzi, stavo diventando un po' più preciso, come vedete sempre io col cecchino. Ragazzi, è veramente molto emozionante per me condividere questo video con voi, perché comunque è un gioco spettacolare nella sua semplicità, ragazzi. Una volta che avete imparato quelle due tre regole, veramente vi saprete tranquillamente appunto così districare in un gioco che è stato veramente difficile non solo impararlo, ma soprattutto settarlo. Ad ogni modo, ragazzi, qua è pura skill, è pura mira, come abbiamo visto nel gameplay all'inizio del video. Qua, ragazzi, stiamo vedendo un po' sempre da parte dell'aim training appunto di Counter Strike Global Offensive, e qua, ragazzi, ovviamente vediamo sempre parte finale del terzo giorno mio su Counter Strike Global Offensive. Io, ragazzi, spero di avervi invogliato, affascinato. Qua ecco tutte le mie impostazioni, ve lo scaricate, ve lo copiate, di conseguenza vi guardate un video gameplay, il primo che trovate, di conseguenza andate a giocare, vi andate ad allenare. Se ovviamente questo video dovesse avere molto, diciamo, successo, tra virgolette, anche se il nostro canale è molto piccolo, ci saranno delle richieste, faremo dei sondaggi ogni settimana, magari riproporremo ovviamente Counter Strike.